14:31 minuti in questo istante, benvenuti al nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è lunedì 15 aprile, benvenuti a una nuova settimana, inizia una nuova settimana in compagnia di Good Morning Milano. Insomma, cercheremo questa settimana di portarvi in giro come sempre nella nostra città, intorno alla nostra città, per raccontarvi le storie che più ci sembrano interessanti da portarvi. Lo facciamo tutta una settimana prima di Pasqua, poi insomma ci fermeremo settimana prossima tra Pasqua 25 aprile ed annessi, anche se come sempre in diretta il 25 aprile dal corteo ci saremo sempre, perché insomma è sempre bene ricordare le feste, quelle giuste. Ma oggi parliamo di un tema molto molto interessante, molto importante. Prendiamo spunto dalla notizia, dall'apertura di un piccolo centro d'ascolto, poi sentiamo e capiremo di che cos'è, nel comune milanese, per avvicinarci ancora meglio all'ISLA, all'associazione ISLA e a tutto quello che appunto è il mondo di ISLA. E quindi diamo il buongiorno alla dottoressa Melissa Cattaneo, operatrice di ISLA, buongiorno. Buongiorno. E alla dottoressa Gabriella Rossi, psicologa appunto, sempre anche lei collaboratrice di ISLA, buongiorno, benvenute. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere con noi. Allora, ISLA in realtà, beh, non so, ISLA è un nome che ormai però è entrato un po' nell'immaginario, insomma, diciamo che dopo l'Ice Bucket Challenge un po' è entrato nel bene o nel male, qualcosa è servito per fortuna, mettersi continuamente del ghiaccio in testa tutti quanti. Però ISLA è una cosa davvero importante e interessante. Di cosa si tratta? Che cos'è ISLA? Ma ISLA è l'associazione che a livello nazionale da oltre 35 anni si occupa di tutelare e supportare le persone con SLA e i loro familiari. Grazie ad un gruppo meraviglioso di volontari presente in tutta Italia, grazie a 63 sedi e sezioni e grazie a diversi professionisti che ci supportano e che collaborano con noi. ISLA tratta il tema della SLA. La SLA, insomma, una malattia che spesso sentiamo parlare, per fortuna non si abbassa la guardia su questo tipo di temi. Che cos'è la SLA? Allora, l'acronimo in effetti ha il segreto e l'espressione della sintomatologia con cui si manifesta questa malattia, sclerosi laterale amiotrofica. Significa che ad esserne colpito è il moto neurone, cioè la nostra capacità di imprimere il movimento ai muscoli, e diciamo così sviluppa tutta una serie di forti compromissioni fino ad arrivare ad una paralisi totale della persona. Al di là del movimento, però, il grosso problema di questa patologia è che va anche a interferire su anche tutto il nostro meccanismo di vita, diciamo così, autonomo, quindi il movimento del cuore, il movimento dei polmoni, per cui cuore, respiro, deglutizione. E quindi la, diciamo così, l'espressione massima, al di là appunto della persona in carrozzina a cui siamo soliti appunto corrispondere la patologia, c'è anche tutta la compromissione proprio dei parametri vitali della persona. Che cosa succede? Lei sicuramente me lo domanderà. Sì, perché succede e cosa succede? Allora, il perché succede, se avessimo la risposta a questa domanda, esatto, e credo che non ci sarebbe nemmeno l'associazione. È proprio il punto di domanda più grosso: che cosa succede dentro al nostro corpo, al nostro meccanismo di trasmissione, appunto, perché è una patologia genetica, non sempre ereditaria o non è ancora riconosciuta in maniera precisa appunto la forma di in che modo appunto l'ereditarietà si esprime. Si preferisce parlare di predisposizione genetica perché appunto è una mutazione, tra l'altro multisistemica, significa che più geni sono sono coinvolti nella manifestazione della patologia ed è per questo che è molto difficile anche identificarne la causa. E che cosa appunto questa mutazione, cosa succede a questa mutazione nel momento in cui c'è un evento scatenante e quindi si manifesta. Per darle un esempio, ricordo in ospedale nella stessa famiglia due pazienti con la stessa mutazione genetica, madre e figlia, la figlia molto più grave, per cui che ha l'espressione di malattia la colpita intorno ai 40 anni, nella madre invece e nella zia, pur essendoci appunto la stessa identica mutazione genetica, non c'era espressione di malattia.
Questo significa il nodo cruciale per cui risolto questo punto interrogativo, Si cioè qual capirà. E è che cosa. per fare, vabbè, insomma, per risolvere questo ed altre situazioni, diciamo, questi gialli medici che sono, portano poi alla soluzione dei casi veri e propri, ci vuole tanta ricerca. C'è in essere, devo dire che ci sono parecchi lavori, soprattutto appunto al filone della genetica, è sicuramente la strada maestra rispetto alle problematiche della malattia. Ci vuole tanta ricerca, ci vogliono tanti investimenti di tipo Perché infatti dicevo, la economico. ricerca, il problema è che la ricerca costa Assolutamente. tanto, no? E questo è il motivo per cui AISLA, insieme ad altri enti, ha deciso di creare un'agenzia di ricerca specifica che ogni anno finanzia dei progetti di ricerca meritevoli, perché per noi ricerca è fondamentale, è uno dei nostri principali obiettivi, quindi assolutamente bisogna continuare ad investire e a investire sempre meglio. Insomma, immaginate appunto una cosa così grave appunto come la SLA senza sapere da dove arriva, cioè senza capire qual è il punto di partenza. Insomma, capite l'importanza della ricerca, proprio della ricerca primordiale, quasi proprio di andare a cercare la radice, la fonte di tutto questo, e quindi immaginate appunto lo sforzo economico che università, laboratori, scienziati e tutto stanno facendo. E insomma, ASL appunto è in primissima linea su questo Assolutamente. fronte, lo fa appunto, diciamo anche come possiamo fare per aiutare magari Aisla appunto in questa sua ricerca. Assolutamente è possibile fare delle donazioni, si può trovare la modalità più semplice per donare sul nostro sito che è www.aisla.it, segnalando appunto che la donazione è destinata alla ricerca e sarà nostra cura, ecco, finalizzare il Contributo. contributo in questo senso. Ecco, AISA non fa solo ricerca, però, nel senso che appunto ovviamente venite a contatto con malati e famiglie di malati quotidianamente, e allora avete pensato di aprire dei progetti che sono dei punti d'ascolto. Cosa Sì, sono questi punti d'ascolto? tutto nasce nel 2003 con il Centro di Ascolto Nazionale, che è un servizio tuttora attivo e in costante crescita. Basti pensare che nel 2018 abbiamo ricevuto oltre 3.700 telefonate da famiglie di tutta Italia. Il centro di ascolto esiste perché ci sono dei professionisti ai quali gratuitamente le persone possono rivolgersi, mettendosi prima in contatto con noi e poi appunto in base a quello che è il bisogno evidenziato parlando con il professionista dedicato. E questo è quello che facciamo sul territorio nazionale. Poi ci sono delle situazioni in cui sono stati creati gli sportelli di ascolto, come quello che citavamo Sì. prima di Settimo Milanese, Infatti, inaugurato da pochissimi giorni. pochi giorni fa, queste settimane, appunto, questo punto d'ascolto fisico, proprio un luogo a Settimo Milanese, appunto, Assolutamente. periferia ovest di Milano, perché ci guarda dalle altre zone di Milano, in cui potersi recare. E cosa posso, cosa, qual è l'obiettivo, appunto, del punto d'ascolto? Beh, l'obiettivo è assolutamente in primo luogo l'ascolto, quindi è uno spazio in cui le persone possono essere accolte in quello che è anche semplicemente il loro bisogno di essere ascoltate, per quello che è la paura vissuta in quel momento, la difficoltà nel pensare al futuro. È presente un volontario che accoglie le persone liberamente e cerca di orientarle in quello che è tutto il percorso, quindi fornisce informazioni, dà indicazioni rispetto a come muoversi ed è in stretta collaborazione con il Centro di Ascolto Nazionale, quindi i professionisti, gli specialisti che sono afferenti al centro possono assolutamente fornire le risposte necessarie. Come siete arrivati appunto ad aprire questo centro a Settimo Milanese, che diciamo potrebbe essere anche forse poi il primo di una, si spera anche, serie di centri appunto delocalizzati, come si suol dire in questi casi, sull'intera Assolutamente. milanese? È un progetto sicuramente replicabile, che ci piacerebbe replicare in altre realtà nazionali, sono già attivi e molto forti. Siamo arrivati all'apertura perché ce n'era bisogno, quindi le persone avevano bisogno di una sede fisica vicina loro, vicina alla propria casa, al proprio domicilio, al proprio vissuto. Ed è nato anche grazie alla collaborazione con l'associazione Aldo Perini Onlus,
E grazie appunto ai volontari presenti che insieme a noi, insieme al comune di Settimo Milanese, hanno sentito la necessità di offrire qualcosa. E qui poi chiedo a Camilla, la nostra producer, di mettere nei commenti anche tutti i vari indirizzi, i link del centro d'ascolto appunto di Settimo, visto che proprio siamo anche in diretta sui vari gruppi della zona, di Settimo Milanese e tutto, quindi anzi saluto i nostri ascoltatori da quella zona. E a chi si rivolge precisamente il centro, il punto d'ascolto, scusa? Sì, il punto di ascolto si rivolge a persone con SLA che possono ovviamente accedere liberamente, alle loro famiglie, ad operatori e ai volontari. Posso aggiungere Prego, solo qualcosa? adesso. Perché è importantissimo il centro d'ascolto? Perché in effetti oramai siamo abituati anche con una patologia come come la SLA, che è definita rara, nel senso che non ci sono appunto, non ha un'incidenza come può essere quella del tumore piuttosto che di altro tipo di patologia. Per cui le persone che appena sentono questa parola cosa fanno? Si va su internet, ci si ritrova dentro sicuramente in un network eccezionale perché dà tutte le risposte possibili, ma con un grosso pericolo, che è senza filtro. Per cui Assolutamente. è una patologia di questo genere, con questo Ah beh, coinvolgimento sì. così Ce lo diciamo forte, sempre, eccetera, ha spesso, bisogno davvero. diciamo, se il dottor Google fa danni già di base, in Esatto, questi casi triplica ancora i danni, nel senso occorre. che ti dà così tante informazioni, a volte anche giuste, ma senza però una, insomma, come si dice, il volo senza rete, no? Quindi Esatto, e poi anche. finire nel caos e Non è fare una errore un attimo, comunicazione non è una comunicazione. reciproca, no? Come se io dovessi Non. aprire un libro medico e cercare di capire cosa c'è Anche scritto. perché trattandosi di una patologia tuttora inguaribile, il problema è trovare chi se ne prende cura, perché il concetto appunto non sono sinonimi. Un conto è avere a che fare appunto con qualcosa, con un fantasma, come è la SLA, che non sai dove viene, perché proprio a te è venuta. Ma il problema è riuscire a comprendere che c'è un luogo dove, pur essendo inguaribile, qualcuno può prendersi cura di te, che è questo sostanzialmente che le persone cercano. Tu sei una psicologa, quindi penso che insomma, il lavoro sulla testa in questo caso Esatto. sia davvero complicato, perché insomma è una malattia appunto, diciamo, che non ha un lieto fine, non ci No, sarà mai, per il è momento un lutto diciamo, annunciato, è tutto annunciato nel sicuramente. momento in cui come spesso dicono, è una condanna, arriva in quel momento Sì. ed è una pietra che ti arriva addosso a te e a chi ti sta intorno Soprattutto, però. Cioè, purtroppo, cioè nel senso, come tutte le patologie gravemente invalidanti, ma come tutte le malattie così coinvolgenti, non è soltanto la persona ad essere malata, il paziente. Diventano pazienti i figli, i genitori, i fratelli, eccetera. Dipende poi anche dal contesto, dalla comunità in cui sei inserito, dalle relazioni sociali, cioè le modalità reattive sono diversissime, dall'educazione che abbiamo ricevuto, dal concetto anche di morte, se mi permette, o di giusto. fine vita, dalla tua capacità o meno di essere un soggetto, come dire, con il diritto di scelta. E non invece magari legato perché magari più debole, meno, come dire, nel senso dipende ecco perché la psicologia, tra l'altro, mi scusi, Ah, diventa infatti. effettivamente determinante ed ecco perché, tra l'altro, Aisla, al di là del centro d'ascolto, uno dei grandi investimenti che sta facendo su tutto il territorio nazionale, non solo su Milano, è proprio istituire delle modalità di ascolto della persona, di ascolto professionale. Per cui il servizio, ad esempio, della psicologia al domicilio, dello psicologo al domicilio, il supporto alla famiglia e non soltanto al paziente, oppure ai gruppi di aiuto all'interno delle varie sezioni, se ci sono, oppure all'interno appunto del territorio. Gruppo d'aiuto, non di mutuo aiuto, sempre gestito e supportato da professionisti, dai colleghi. Perché io credo che di fronte a questa patologia devi essere coinvolto in maniera empatica, ma non esserne coinvolto totalmente perché la stai vivendo. So che c'è un progetto qui molto Sì. legato, cioè il progetto Baobab, che cos'è? Il terzo progetto in questo caso è ricerca, è una ricercazione.
La parola La bug, ricercazione. sì, ricercazione, è tra l'altro una ricerca che durerà sui 2 anni circa, è una collaborazione fortemente sostenuta da Fondazione Mediolanum per quanto riguarda appunto l'impegno economico. Ed è stata coinvolta l'Università di Padova, la facoltà di psicologia, proprio perché ci interessava avere una guida E cosa di andate ricerca. a cercare, a ricercare, anzi? Ok, parto dalla metafora dell'uso di baobab Sì? della parola. Nel libro del Piccolo Principe, a un certo punto ci si imbatte appunto in questo baobab. Il baobab è una pianta che se non curi, se non poti, se non prende un possesso enorme nello spazio in cui vive e si prende appunto tutto lo spazio possibile. Se vuoi che baobab resti una pianta piacevole, devi prendertene cura. Allo stesso modo abbiamo pensato ai bambini, dei genitori o dei nonni con SLA, abbiamo pensato che la SLA fosse il baobab senza cura. Se noi lasciassimo che la malattia prenda sopravvento rispetto a un ruolo di padre, a un ruolo di nonno, a un ruolo di familiare o di mamma, eccetera, schiacciamo, ci impossessiamo anche del piccolo principe. Allora siamo partiti dal dire: la malattia è una situazione che può diventare un baobab invadente e che sconfigge il piccolo principe. Se ce ne prendiamo cura invece del piccolo principe, facciamo in modo che lui sappia come tagliare e come potare baobab. Per cui questa ricerca partirà da un'osservazione di come stanno i nostri bambini, di come stanno i piccoli dei pazienti SLA. Possono anche stare benissimo, perché il presupposto è anche quello che una malattia, dentro in un contesto di relazioni affettive buone, positive, possa anche creare una personalità del minore, una personalità ben strutturata, non per quello Sono d'accordo. angosciante o depressa. Laddove però questa prima parte di ricerca dovesse mettere in evidenza la sofferenza dei piccoli, abbiamo pronto una task force attraverso appunto un intervento di psicoterapia sostenuto e con la supervisione proprio di Padova, ecco perché l'università, della professoressa Ines Testoni, che ci aiuterà, formerà i nostri colleghi in modo tale da poter proporre gratuitamente alla famiglia, ma soprattutto a quel bambino, un percorso di, come dire, di supporto psicologico. Insomma, per fare tutto questo, Aisla ha tantissimi professionisti appunto, al suo interno, ma tantissimi volontari anche, nel senso che appunto Tantissimi. sono, però, come dico sempre, tanti, ma non sono mai abbastanza, Mai abbastanza, giusto? assolutamente, anzi, vorremmo sicuramente crescere da questo punto di vista e cogliamo l'occasione per invitare chiunque fosse interessato nel territorio milanese, ma anche altrove, a contattarci, a scriverci, a proporsi e insomma Cosa saremo devo saper felici. fare per fare volontario d'Aisla? Innanzitutto penso bisogna saper essere, quindi saper stare in una Sì. situazione, e saper deve esserci una motivazione sicuramente molto forte. Non è, mi sento di dire, un volontariato leggerissimo, anche se ci sono diversi modi di essere volontario. C'è la persona che si sente a suo agio nel organizzare eventi di raccolta fondi, quindi anche molto concreti, aperti al pubblico, di sensibilizzazione, e chi invece apprezza di più o è più incline ad essere vicino alle famiglie. Per esempio, il nostro volontario di settimo ha questa come Pensione. dire, propensione, esatto. Quindi, insomma, per Però ognuno appunto c'è dice, un cioè io non sono un posto. medico, non so nulla di SLA, non è un problema questo. No, Posso anzi, benissimo no, dare il è mio un contributo. vantaggio. È un Ah, dice che è un vantaggio. vantaggio. No, mi scusi, era una battuta, ma perché io credo che sostanzialmente ci sia anche la curiosità del mettersi in Sì. gioco. E poi su questo mi Giusto. sento di dire che un altro degli obiettivi di AISLA è la formazione. Quindi formazione che sicuramente parte dai professionisti del territorio, perché siamo convinti che avere personalità e professionalità formate
chiamate sia un valore aggiunto e imprescindibile, mi sento di dire, per chi si occupa di SLA. Sì. Ma abbiamo delle formazioni previste anche per i nostri volontari, quindi saremmo ben lieti di accoglierli in un percorso adatto a loro e di accompagnamento. Ricordiamo le coordinate appunto per mettersi in contatto con AISLA. Allora, il nostro numero è lo 02 66 98 2114. Abbiamo una mail di informazione che è info@aisla.it e un sito internet che è www.aisla.it. Io chiedo al psicologo, invece, so che insomma è un po' quella psicologia spiccia che si fa in televisione, chiedo perdono. No, cosa possiamo fare nel caso appunto ci possa succedere di avere un familiare o che appunto viene diagnosticata una SLA? Qual è le prime cose che non dobbiamo fare? Allora, quello che non si deve fare è far finta di niente, dire che vedrai è tutto come prima, perché comunque qualsiasi malattia, in particolare questa, è un limite che deve essere oltrepassato. Occorre dare spazio perché ci siano anche dei momenti di pianto, di disperazione. Perché, oh, diciamo, perché io spesso te sento quando dice no, ma non mi devo far vedere disperato. No. Ecco, esattamente, lei mi ha chiesto cosa non bisogna fare. Bisogna riuscire a piangere insieme. Ah, anche davanti alla bocca che dice no, la matriciola non no. Ce l'hai tu. Esatto. Fa niente. Non importa. Okay. Non importa. E poi comunque tentare insieme di vedere, di pensare anche quello che oggi ti sembra impossibile pensare, impossibile mettere in atto. E questo significa appunto non tentare di scimmiottare la realtà che avevi prima, da sano, diciamo, ma tentare di vedere come riuscire a discriminare quali fossero le cose importanti per te, quelle per cui hai detto che c'è una qualità di vita, e se queste cose possono essere fatte anche senza la tua prestanza fisica, anche senza il tuo essere col corpo in maniera perfetta. Io credo, ma soprattutto non far finta di niente, ma dire ok, è un casino, non so neanch'io, sono spaventato come te, non so cosa succederà. Ma lasciare la finestra aperta, ma io sono qui, non ti lascio, nel senso insieme vediamo di trovare delle opportunità. C'è qualcosa invece che si può fare prima, nel senso per prepararsi nella convenienza che, ma non so, adesso sto proprio facendo una domanda banale e stupida, non c'è, ma, senso, cioè, sa, sì. Sto pensando al testamento biologico, sto pensando a fare il testamento, non so, cioè sto pensando, c'è una modalità per cui nel caso è un po' meno difficile dopo? Beh, sicuramente riuscire a parlare anche coi propri cari, indipendentemente dalla SLA, di come intendi l'accanimento terapeutico, di che cosa vuoi che non ti sia fatto in situazioni dove tu non puoi più decidere, eccetera. Io credo che questo sia un diritto, e del resto, tra l'altro, la 219 dell'anno scorso, tutto sommato, ha sancito questo diritto soggettivo alla scelta, e questa è una cosa. Quando viene fatta una diagnosi di questo genere, quello che a mio parere è importante è che subito, fin dall'inizio, si riprenda questo discorso insieme al proprio caro. Cioè, non è facile. Un limite poi invalicabile. Esatto. Il problema è proprio questo. Dove vuoi che la bandierina sia messa e dove vuoi che non si vada oltre? Perché questo io credo che sia il diritto di tutti. Cioè di poter... Abbiamo molta paura a parlare di queste cose. Io credo che l'opportunità nel campo della SLA ci sia quando insieme col paziente devi decidere il suo piano terapeutico, insieme appunto devi comprendere e devi mettere a fianco delle persone, sia esso il medico, il neurologo di riferimento, piuttosto che lo psicologo, nel caso appunto non lo rifiuti, di poter appunto raccontarsi e tentare di trovare dentro di sé qual è appunto lo spazio oltre il quale non andare. Perfetto, siamo arrivati in chiusura. Direi di chiudere con un commento che è arrivato poco fa da Stefania, che dice, nella sua semplicità del commento dice tutto: io ringrazio tutti i giorni di avervi incontrati in questo casino. È un casino. È un casino, però ci dobbiamo stare. Qual è la vita grazie senza un Stefania, casino? Comunque.
Grazie mille davvero Stefania per il tuo messaggio, grazie mille ai nostri ospiti di oggi, Melissa Cattaneo e Gabriella Rossi, entrambe di Aisla, grazie davvero per quello che grazie, fate. Grazie a voi. 13 aggiornati, so che insomma sono tanti progetti, che complimenti per il progetto sul settimo, aspettiamo a questo punto ormai, aspettiamo i prossimi comuni, okay. Sono tanti e quindi insomma aspettiamo i prossimi. Grazie davvero e complimenti grazie per il lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, quest'oggi davvero davvero numerosi, grazie mille davvero, vi ricordo che noi torniamo domani alle 12.30 sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano, grazie mille, arrivederci, a presto.